Per fortuna che c'è Tucson, dal claim alla realtà il passo è breve, ma mai scontato. In un mercato dove la maggior parte dei costruttori fa a gara ad alzare l'asticella dei prezzi, almeno Hyundai risponde col suo best seller a costi accessibili ed adeguati alla qualità messa sul piatto della bilancia. Hyundai Tucson è un punto di riferimento nel mercato dei SUV, una regina molto apprezzata dal pubblico italiano e con una clientela variegata tra privati e noleggio business. Il successo di Tucson passa attraverso le motorizzazioni ibride mild hybrid, full hybrid e plug-in, senza tralasciare il diesel, che mantiene una posizione importante per tutti coloro che macinano chilometri ogni anno e comunque una scelta possibile rispetto ad altri brand concorrenti che lo hanno bandito fin troppo presto. Tucson, oltre ad essere un bestseller nel segmento dei SUV full hybrid, traina da sempre le vendite del colosso coreano, migliorando anno dopo anno una base estetica senza dubbio accattivante e senza mai stravolgerla più di tanto. Tucson piace perché ha uno stile sportivo fuori e innalza la qualità tecnologica a bordo, ovviamente tenendo sempre presente la qualità che lo ha fatto grande, la comodità a bordo. Insomma, pochi cambiamenti di stile, specialmente mirati nel frontale, ora con una mascherina più importante, e nella zona bassa del posteriore. Il resto è tanta sostanza negli interni, con un doppio display curvo ed una console interamente rivista per migliorare l'ergonomia di utilizzo, così come il volante di nuovo disegno. Per la full hybrid si hanno oltre 600 litri di capacità di carico nel bagagliaio, che arrivano a sfiorare i 1800 con i sedili posteriori abbassati. Entra davvero di tutto ed anche in 5 a bordo si sta comodi. Tucson adotta tutti i sistemi di sicurezza avanzata attiva alla guida, già dagli allestimenti base si ha tutto di serie, ed in quelli top di gamma come Excellence o N-Line la differenza sta nell'estetica più elegante o sportiva a seconda dei gusti. Insomma, abbiamo un SUV dall'aspetto sportivo e allo stesso tempo comodo a bordo, dal cuore ibrido ma attento nei consumi. Con la full hybrid che abbiamo avuto in prova, si fatica a scendere sotto la soglia dei 16 km al litro in ambito extraurbano, ed in città entra quasi sempre in gioco la base elettrica, mantenendo la modalità di guida su eco per poi passare a sport se serve maggiore verve nei sorpassi. E per i più esigenti in termini di consumi e chilometraggio, Hyundai non rinuncia all'offerta del diesel mild hybrid evoluto, una scelta furba vista la richiesta costante del pubblico e le percentuali di vendita comunque ancora molto alte tra i SUV di segmento C. Per chiudere il cerchio, la ricetta Hyundai prevede anche la variante plug-in hybrid, che assicura consumi decisamente più accettabili per un benzina grazie alla spina in più. La Tucson, supportata dall'elettrico, infatti, propone tutti i vantaggi del sistema plug-in, a patto che si abbia la possibilità di attaccarlo ad una presa elettrica domestica o tramite colonnina di ricarica rapida. L'autonomia 100% elettrica dichiarata è di ben 62 km, il gruppo propulsore plug-in è abbinato a un cambio automatico a 6 marce, non un fulmine, ma sufficiente rapido nei sorpassi. 5 modalità di guida presenti, eco per contenere i consumi, sport per avere più brio e 3 dedicati all'off-road per fondi innevati, fangosi o sabbiosi. Con il tasto EV/HEV si gestisce il sistema ibrido mediante 3 ulteriori modalità di guida, elettrica, ibrida e automatica. Ottimi i consumi, ben oltre i 20 km al litro, a patto di mantenere sempre carica la batteria e con piede leggero. In pratica, utilizzando in modo ottimale il sistema, si percorrono i tratti cittadini sempre in elettrico ed il ricorso al motore termico a benzina si ha solo in autostrada. Insomma, una scelta davvero variegata e completa che mette d'accordo tutte le esigenze, per fortuna che c'è Tucson.